social. Live social, interviste e storie, carissimi amici ascoltatori, benvenuti e bentrovati. Sono sempre qui sulle frequenze di Radio News 24. Sono in collegamento telefonico con un agente immobiliare. Gli agenti immobiliari cavalcano l'onda del digitale. Scoprirete perché in questo specifico periodo. Condivideremo tutto questo assieme a Vincenzo Varriale. Benvenuto a Live Social. Ciao Riccardo, ciao a tutti. Ciao Vincenzo, un saluto a te e agli ascoltatori. Poter esporre il mio parere professionale a riguardo. Oh, iniziamo tu subito. Allora, in primis, come hai affrontato questo momento, come stai affrontando e in questo momento cosa stai facendo per ottenere risultati? Guarda Riccardo, io in verità, noi come struttura immobiliare, perché contiamo circa 6 filiali sul territorio napoletano, eravamo già pronti, o meglio, al cambiamento di questa purtroppo spaventosa pandemia che sta un po' creando stress un po' a tutti. Noi ci sentiamo chiaramente l'attività professionale predisposta al cambiamento, eravamo già proiettati nell'era digitale e abbiamo immediatamente messo in campo del materiale che avevamo già preparato prima ancora che nascesse la pandemia. Noi siamo stati la prima agenzia come Casa Dream ad effettuare video visite live, video visite registrate, video consulenza, addirittura abbiamo potuto negoziare trattative a tutti gli effetti con i nostri clienti grazie anche alla firma digitale e abbiamo in esclusiva adottato un sistema di valutazione a distanza per coloro che chiaramente conoscevano già il territorio per poter offrire un link di valutazione ai nostri clienti. Oh, insomma, complimenti davvero, questo è molto importante, mettersi, impegnarsi per ottenere sempre nuovi risultati anche in situazioni difficili come queste e condividiamo tutto questo all'interno dei canali e dei profili social e facciamo un po' più un focus, insomma, sempre in base a quello che ti ho domandato poco fa. Ci sono tante strategie per ottenere risultati e il mondo del digitale, il web e i social ci aiutano in questo. Sì, in verità noi chiaramente siamo molto proiettati da questo punto di vista e chiaramente anche i nostri collaboratori, io sono team manager di Gruppo Casa di agenzie immobiliari e chiaramente contiamo circa 13 anni di storia, quindi siamo una realtà presente sul mercato a tutti gli effetti e riconosciuta dal nostro pubblico, quindi grazie alla fiducia dei nostri ascoltatori e del pubblico che chiaramente ci sceglie, sapremo ancora di più risolvere le loro problematiche. Assolutamente, ecco, ma quali sono i punti, gli aspetti, Vincenzo, sulle quali ti soffermi maggiormente, alle quali poni maggiore attenzione, gli aspetti che comportano una maggiore responsabilità? Diciamo che gli aspetti che comportano una maggiore responsabilità sono un tantino quelli burocratici, cioè educare un po' la nostra clientela, a parte i millennials che saranno i nostri futuri clienti, quindi quelli più giovani, molto più adattati al cambiamento dell'era digitale, quindi a poter sottoscrivere in forma, come si suol dire, informatica. Oggi diciamo il nostro primo obiettivo è quello di educare la clientela ad utilizzare questo sistema innovativo e riteniamo efficacissimo, perché vi garantisco, miei cari ascoltatori, che stiamo ottenendo degli ottimi risultati, nonostante il momento stiamo compravendendo e locando abitazioni. Quindi questo sarà il nostro primo obiettivo, quello di educare i clienti ad utilizzare i meccanismi digitali. Mi ricordi qual era l'altra precisazione che volevate ascoltare dal nostro punto di vista? Ecco, come ti stai impegnando concretamente per ottenere risultati, ma lo stai già dicendo questo, insomma, stai illustrando un po' delle strategie in atto e anche quello che potrebbe essere il futuro, no? I cambiamenti del mercato immobiliare, perché come sappiamo Vincenzo è un mercato, un mondo in continua evoluzione e trasformazione e si adatta anche agli eventi. Io credo che questo, quello che sta succedendo, insomma, questa pandemia cambierà il corso delle cose perché l'approccio non sarà più uguale. Sì. Credo che questa pandemia ci abbia fatto, come dire, svegliare tutti i nostri sensi, tutte le nostre percezioni, abbia potuto farci consapevoli, e diciamo consapevoli, ci ha resi consapevoli
che in questo momento c'è chi si adatta al cambiamento e quindi cavalca l'onda come abbiamo fatto noi, e poi c'è chi purtroppo diventa il problema di questo momento. Noi siamo felicissimi di aver in qualche modo intrapreso questa strada nell'era digitale, infatti i colleghi americani con i quali noi ci siamo in contatto sì. sempre già adottano questo sistema da circa 20 anni, aspettano open house web, non so se hai mai sentito parlare di eventi a porte aperte, gli americani lo fanno da circa 20 anni, noi ora lo faremo a porte aperte ma live, quindi tutti i nostri clienti seduti dal divano potranno osservare l'immobile che hanno sempre desiderato comodamente dal proprio divano di casa, oppure addirittura ricevere un link personalizzato per poter effettuare la sua valutazione immobiliare, avere un'idea in questo momento di mercato del proprio valore immobiliare. Oh, un ottimo strumento. Ecco, Vincenzo, siamo il nostro tempo a disposizione, però è concluso, è terminato in qualche modo. Vorrei dare insieme a te, se sei d'accordo, oltre che augurarti il meglio, tanto potremmo dire, ma il concetto è chiaro, proprio quegli strumenti a livello di social utili ai nostri ascoltatori per mantenere un filo diretto con voi professionisti. E chiama Casa Dream Immobiliare, sì. Chiaramente abbiamo una pagina principale, poi divisa per filiali, Casa Dream Marano, Casa Dream Gomero, Quarto, Fuori Grotta, siamo presenti ormai su tutte le piattaforme. Vincenzo, sì. Siamo veramente felicissimi, gli offri del nostro servizio professionale, non solo, anche una consulenza, perché non ho dubbio a chiunque sia. Perfetto, non manca nulla, ti auguro veramente il meglio a 360 gradi, un saluto a Vincenzo Variale, un saluto agli ascoltatori, grazie davvero, ciao grazie Vincenzo. Rimanete qui con noi, Live Social vi aspetta ancora per nuove interviste e nuove storie. Live Social.